Hello guys, io sono Shane e siamo di nuovo su Pokémon gioco di carta collezionabile online, imitando un po' Jumpitech, con la nostra apertura solita dei nostri bellissimi pacchetti di carte. Oggi abbiamo qualcosa di speciale, perché oltre ai nostri soliti pacchetti che abbiamo già visto, Turbo Crash, Turbo Blitz, Contri Primordiali, Destini Incrociati, il nostro antiche origini amatissimo e adorato da sempre nel tentativo di riuscire a trovare quella maledestra carta che non riesco a trovare mai, cioè tutte le sette per fare l'Arbitar, Pupitar, Tiranitar, Magia Tiranitar. Abbiamo anche l'espansione Earth Gold Soul Silver di Unleashed, Forze Scatenate, ottenuto tramite il pack promozionale della settimana o della due settimane, insomma quello che comprende. Quindi noi andremo subito a spacchettare uno di questi bellissimi nuovissimi pacchetti, vedendo di trovare magari come da copertina un bellissimo ente incazzato nero furioso pronto a distruggere tutto. Vedremo se la fortuna sarà dalla nostra parte anche in questo video. Spero di avere un bel po' di X per fare dei nuovi mazzi molto potenti per le missioni di Erne. Vediamo se la fortuna è dalla nostra. Primo pacchetto, tutte carte nuove sicure. Beh, non troppo. Urbit, Sonic, Larvitar. Non l'avete inserito. Circolatore Pokémon. Il tuo avversario scambia il suo Pokémon attivo con uno dei suoi Pokémon in panchina. Ok, uno scambio obbligatorio per l'avversario. Ritorno di energia. Cerca nella tua prima scatti 4 catene già base. Ma se tu avversario inizia nel tuo mazzo. Buono, molto buono. E abbiamo un Beedrill. Abbiamo trovato il Kakuna. Olo, carino. E abbiamo trovato anche il Beedrill. Ci manca il Widow. Però dettagli. Un pacchetto, cioè, insieme a sé schifoso, ma essendo comunque un nuovo pacchetto di una nuova serie, non mi lamento, qualsiasi cosa mi andava bene. Haptic Origini. Uno solo. E vediamo se riusciamo a trovare quello che ci serve. Anche se come sempre la mia... Niente di nuovo? Ah, legame mentale con Ampharos, nuovo riciclaggio di energia. Mischia 5 carte energia base al tocco di carte del tomato, perché è più potente della carta di prima, di 1. Un balto di nuovo, carino, potrebbe tornarmi utile. E un... Metagrosco già. Antiche origini, mi deludi continuamente. Turbo Crash. Puntiamo a trovare qualche turbo interessante, vediamo se la fortuna è dalla nostra parte e ce ne regala una buona bella. Petlil, Slowpoke, Enigma cronologico. Ok. Shulder, che sono due uguali, cioè questo qua è così, questo è quello normale. E abbiamo un Trevenant. Sì, ok. No, non c'è niente ancora di interessante, francamente. Niente di interessante. Destini incrociati. Alla Kazam, sono con te. Anzi, se tu vieni così con me, sarebbe ancora meglio. Un Larvitar, ecco, buono. Il legame con Alakazam, Vine, Brexy, un Binacle, tipo acqua. Ok. E... Oh, basta. Che tristezza di spacchettamento. Che tristezza. Puntiamo ancora una volta sul nostro pacchetto nuovo, che ci mette sempre un po' da caricare, ma spero ci prometta sempre grandi emozioni, visto che sarà difficile che lo riaprirò in futuro, a meno che non saranno botti di culo che mi apparirà. E ho l'Arbitar. Oh, oggi è la giornata dei Larvitar. Oggi è la giornata dei... Troviamo l'Arbitar da tutte le parti. Super recupero. L'antenamento si gestisce di mano uno dei suoi Pokémon e tutte le carte di spiegato. Ok. Una Arbitro, palla doppia, non doppia Pokéball. Vale come doppia Pokéball. E Metagross di tipo psico con levitazione, sinergia, psico assegnante a uno, a un tuo Pokémon attivo, il costo di entrata di quel Pokémon è 0. Ok. Copia impulso a tuo istante, doppio martella. Ok. Ancora le cose non stanno andando esattamente nel migliore dei modi. Neanche un po'. L'ex non le sto trovando e la cosa non mi piace. Dai, Groudon, credo in te. Groudon, dammi qualcosa di potente, di primordiale. È il Widow che ci serviva. Ok, due carte nuove. Ti prego. Oh, Dio.
No! Gardevoir X Full Art. Io c'ho già Gardevoir X che ho nel mio mazzo folletto, ma Gardevoir X Full Art, questo è proprio boom. Grazie Grodon, grazie mille, mi hai dato quello che mi serviva. Altre 4 bustine. Siamo partiti bene, dai, a metà. Turbo Blitz, dai, dammi un Mewtwo potentissimo e sarò felice per tutta la giornata. Qualche carta nuova? No, proprio Kirlia e Behemoth. Questo è un po' mi utile, però... Cazzo, Smeargle di merda. Cosa me ne dovrei fare di uno Smeargle? Qualcuno mi deve spiegare che cosa cazzo mi devo fare di uno Smeargle. Magari se giocassi al gioco Sole, Luna, XY... Rubino, cazzo, però Alfa potrebbe tornarmi utile a qualcosa per le sue mosse, ma non il gioco di carte. Dai, Alakazam, ti prego, dammi qualcosa di figo, dammelo, dammi un Alakazam super potente, mega figo. Qualche carta nuova, tanto Kabuto, Warmadam di roccia, Forza Caos. Dai. Oh. Io non so che cosa dire. Non so minimamente che cosa dire. Perché il mio mazzo folletto ha appena preso una piega completamente diversa. Ma abbiamo ancora 2 bustine e dopo vi spiegherò che cosa intendo. Ultima bustina di Heart Gold and Soul Silver. Ci mette sempre un'eternità a caricarsi. Io sono già a posto. Questo spacchettamento, ho già trovato 2 carte fantastiche che mi servivano. Insomma, il full art non è che mi serviva, però è un full art, cioè, c'è poco da discutere. Vediamo se quindi tutte carte nuove, grazie. Che brutto è sto colpa. Dai. Lucario. Va bene. Nulla da ridire, tanto ormai. Ultima bustina. Dammi una terza X o una turbo e io sono a posto. Ho notato la X, la mega, dammi la turbo e abbiamo doppia rara. Qua c'è una grande possibilità. Dai. Camerun, no, ti prego, ultima carta. Figa. Adesso però vi faccio vedere che cosa intendo con potenziamento tremendo del mio mazzo folletto. E non è un bellissimo mazzo folletto, che di per sé non è il massimo. Abbiamo un Audino X, qualcosa X, alcuni Pokémon folletto, Gardevoir X. Adesso vi rendete conto che abbiamo tipo l'Audino X, che è questo che uso nel mazzo, che lo posso mega evolvere. Quindi tu, Gardevoir X, salutaci e dai il benvenuto alla sua versione Full Art. E a breve anche un bellissimo Mega Odino X entrerà in questo bellissimo mazzo. E farà molto, molto male. Ok ragazzi, con questo io direi che ho concluso il video. Sono a posto, cioè perfetto. E noi ci vediamo al prossimo video degli spacchettamenti, che spero davvero che il mio prossimo spacchettamento sia così come quello di oggi, perché oggi abbiamo toccato proprio l'apice della perfezione, proprio le carte che mi servivano per potenziare. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!